Allora, devo guardarmi ancora il live stream dal telefono perché appunto ho messo il 5G sto streamando col 5G. Quindi devo guardarmi più che altro la chat, ce l'ho già su schermo, quindi basta guardare il live stream. Ok, perfetto. Ce l'ho già sul mio schermo, lancio. Giusto per vedere se laggo o no. Sembrerebbe che funziona, 5G almeno, io mi trovo abbastanza bene. Non so dirvi però. Comunque è fantastico questa cosa dell'invia di nuovo. Impieghi molto di meno. Ah, 48 minuti, perché ieri non ho streamato di... ma è mezzogiorno, non è che chiamiamo la mattina. Perdonatemi, ma appunto oggi è stato... Non so, sono tornato dal lavoro presto, ma mi sono svegliato alle 11:11, ovviamente un orario più strano, non potevo svegliare. Però vabbè. E niente. Poi ho fatto le mie cose, adesso siamo qua. Io ero molto vicino, sono stato molto contento. Chissà stasera se vado vicino o no. Onestamente, rispondo vicino, ovviamente. Come ogni comune mortale, però. Questo non è ancora carico, no? Perché ho cominciato a giocare di pomeriggio. Lo schifo. Comunque c'è un nuovo evento. Eccola. Presumo che qua devi farti tutte le missioni degli arco. Quanto tempo abbiamo? Onestamente non ho tanta voglia di farla oggi, sta roba. Comunque. Potrei anche fare. Che ci fai, ok? Se non c'è niente da fare che dobbiamo aspettare sta roba qua, possiamo anche fare qua. Diciamo ci sono, il fatto è che adesso devo andare a mangiare, quindi, cioè, nel senso... Ho acceso il gioco 15 minuti di gioco. Quindi vediamo di fare queste missioni qua e poi tanto quello che dà 147 su 160 lo lasciamo ricaricare. La resina lasciamo ricaricare. Ah, sembra abbastanza andare ai stream, onestamente. Dico la verità, sembra abbastanza a posto, I guess. Non bitrate sembra, sì, non è proprio fisso come quando uso la connessione normale, però essendo che la velocità è un po' più veloce, questo potrebbe aiutarmi a... Vorrei provare a mettere a o 720 60 fps o 1080 30 fps. Adesso vediamo. Per qua usiamo anche io il mio, tanto. Da quanto ho capito la gente preferisce, dipende da chi lo chiedi, ma ho visto alcuni YouTuber che hanno fatto dei pull e dicevano, ma voi preferite 1080 60 fps o... Cioè, 1080 30 fps o 720 60 fps? Molti preferiscono una qualità, I guess. Perché ovviamente hanno il computer dell'anteguerra e... Dove sono? Ops, sbagliato. Più che altro ieri mi sono messo una cosa diversa. Quindi, cioè, se avete visto i slot sono totalmente diversi. Quindi mi sto ancora cercando di abituare, anche se sembra che faccio più danni così. Però non so dirvi.
Mi sa che era mancato di brutto. Beh, devo solo abituarmi ancora un po'. Sembra che i danni ci sono ancora. Ne sono ancora di più. Grande albero, stato delle radici. Ah, sta roba qua. Lei ci dice di andare a vedere l'albero, noi dobbiamo andare a vedere. Ok, mi ho fatto un, mi sono rimasto un po' space out per me. Ho già spasso l'incenso, se a poco ti darò, mi dai una mano a portarli? Ci sono forze l'adep, un altro studente, ah sì, ma abbiamo già chiesto. Oggi facciamo heavy labor, I guess. Seguire. Portiamo le cose. Ah no, di nuovo. Ah, sì, perché l'abbiamo. Ce l'ha pure detto. Ah, non di nuovo. Ok, la cosa sembra abbastanza uguale. Nel senso che lei ha detto sì, l'abbiamo già fatto, ma dobbiamo farlo di nuovo. I cutscene sembrano uguali identici, non sembra essere cambiato un po'. Dovrebbe esserci il tizio, dice non fate baldoria vicino a casa mia che poi c'è questo odore, non riesco a dormire, eccetera eccetera. Ancora domani mi guardo la chat sul telefono, poi completamente di nuovo faccio come prima, no? Lo spengo completamente il telefono, cioè metto magari la mappa di Teyvat se ci serve, o metto YouTube lì in me. C'è da dire una cosa onestamente di questi personaggi, dico la verità, sono fatti veramente bene. Ho capito. Sono fatti bene. Cioè, gli NPC sono fatti bene. Cioè, molti giochi lo fanno apposta, mentre gli NPC che sono veramente base base. Così tu sembri l'eroe, il... Non dico il più bello di Bel-Air, ma... Insomma, ti ritrovi un po' lì a modo di Superman, come film di Superman, che Superman è... The Goat e gli altri sembrano normalissimi. Invece sto gioco qua, i party NPC, anche se c'è molto copia e incolla, sono fatti secondo me veramente bene. C'è un po' di copia e incolla, sì. Quello sì. Ah, pensavo che ero già arrivato. No, manca un pochettino infatti. Allora. Manca uno. Poi oggi ci facciamo quello dei moschetti. So che non so dove teletrasportare. Qua, I guess. Come facciamo di solito?
Mi dispiace perché secondo me a Sumero ci sono ancora tante cose che secondo me si possono fare con queste missioni giornaliere, ma semplicemente non me le dà. Sono qui per i soldi, arrivederci. Non so perché sprinto così, dovrei fare semplicemente così. Vabbè. Vorrei e preferirei onestamente se avessimo già fatto quelle cose, tutte le missioni, ma non so se l'ho già fatte perché non è possibile. Avevano tanti di quei di quelle ripetizioni. L'overlay davanti allo schermo non è che sia facilissimo, anzi è un po' più difficile. Si sono scambiati, credo, ma non sono sicuro. Infatti, si sono scambiati. Non per niente guardato, perché guardavo la chat. Va bene lo stesso. Ma abbiamo già fatto le missioni cacciatore di taglie questa settimana, non credo. Non lo so. Ma comunque dice che la qualità dello stream è ottima quando io la stream con la connessione normale, dice che la qualità è buona. Quindi secondo me ci sta. Il fatto è che ci sta perché tanto il telefono io sto usando adesso il telefono di lavoro per o 5G. Cioè, non è di lavoro, me lo sono comprato io, però è quello che uso per andare a lavorare. Easy reward. Ah, questo. Abbiamo già 29 di qua. Ah, sono i cosi dentro. Sono curioso quelli lì del vento, quanti ne sono. Sì, quel telefono lì praticamente lo tengo sempre a caricare perché ho paura che si scarica. Ovviamente, essendo che il mio lavoro, come ho detto in passato, non so quando torno a casa. Ho sempre paura che si scarica, poi appunto è quasi una sciocchezza perché insomma è impossibile che si scarichi. Ah, ne ho 100 e passa, poi questi 64, ok. Se dobbiamo fare poi cosa? Abbiamo una stack. Beh, non so se riusciremo a farne 6 leggendari partendo da qua, no? Cosa mi chiede lui ancora adesso? Comunque sto veramente pensando di provare a pullare devo usare la resina primaria. L'arma di Ayak, però ci sto anche pensando, nel senso che cioè, l'arma è più importante avere Ayak C1, C2, C3 per la tua arma, credo. Anzi, penso proprio che sia così. Però appunto non ho voglia di pullare per Ayaka, la base è quella, vorrei semplicemente la sua spada. Perché già l'altra volta avevo 7000 primogemme e me le ha mangiate tutte sta befana. Onestamente. Quindi non ho voglia di... Voglio semplicemente prendere la sua spada, potenziarla e vaffanbagno. Onestamente, forse magari non è una buonissima idea, dovrei sinceramente provare a pullare C1 per dire, per lei, ma dico la verità, preferisco... C'è un punto esclamativo su di lei. Dico la verità, preferisco onestamente la spada, però voi potete dirmi anche cos'è meglio o no, io sinceramente preferirei appunto...
prendere la spada e via, cioè 2 secondi e via, però appunto questo non so se è possibile. No, e se dobbiamo fare almeno, non so, se poi vorremmo provare a fare C1 lei, ma ripeto, non so io, a me mi hanno già mangiato 7000 primogemme questa qua. Gli attacchi non male caricati di Kamisando infliggono danni da Kria agli avversari una probabilità di ridurre di 3 secondi TDR. Ah, già questa è una fantastica cosa. Vabbè, ma prima o poi ce la facciamo, Yaka, perché è uno dei primi personaggi preferiti, poi tutta la community dice che è uno dei personaggi più forti. Probabilmente sì, la faccio. L'unica cosa appunto è che, come ho detto, questa cosa la vorrei fare non l'anno che arriva adesso, ma il prossimo anno. Però almeno, non so, almeno una spada, porca miseria, cioè è fortissima la sua spada. Avessi la fortuna, però la probabilità sarà bassa come ottenere lei. Ah, mi sono dimenticato di questo. Eh già. Questa per esempio è una buona immagine, mi piace che è meta. Tipo il capello di Mona è tagliato, mi fa un po' schifo. Ma per C6 te lo mangi. Anche perché quando cerchi su internet la gente ti dice, sì, è buono. Nessuno ti dice con chi fa schifo, con chi, come cambia, come non cambia. Cioè, non ti dice quali personaggi va, quali non va. Comunque ho cercato per Kokomi ieri, quello lì dei nuovi manufatti. Dicono che è una perdita di tempo. Cioè, nel senso, se tu usi Kokomi come lo usiamo noi, sì, potrebbe essere utile. Però in realtà fa più danni Kokomi così come ce l'abbiamo noi. E come l'abbiamo montata noi con Komi? Mi stavo quasi dimenticando che sai che fa tanti danni, diciamo, va quanti danni. È una sub DPS. Non l'abbiamo fatta a support. Se la vogliamo fare a support, bisogna mettere la cosa della mil, della, de, dei 1000 liti che aumenta il danno del 20% di tutti i membri. Infatti, la cosa, non dico che mi ha scioccato, ma mi ha fatto pensare un pochettino. Potrei anche provare a farla con perseveranza dei megaliti, perché nel team che abbiamo serve più danno. Però allo stesso momento mi piace Mollusco Oceanico e Guess ci starei come sub DPS. Devo solo ricordarmela di usare come sub DPS. Abbiamo quindi 3 sub DPS in quel team lì. Io lo uso come support. E questo poi dobbiamo cambiarlo. Prima o poi dobbiamo cambiarlo questo. Anche perché aumenta i danni critici. Che cacchio mi frega dei danni critici. E dici che non mi fa. E boh. Tornando al discorso di prima. Andando a discorso di prima, sì, sarebbe bello avere la sua. Se mi dà l'ascia di Navia, mi incacchio. Perché ti dà anche queste armi qua. Che altro sono un po' scarse. Vado di ok. Perché okay, di nuovo un periodo che sono a corto di spade e armi per i miei personaggi. Però dico la verità, sono un po' scarse queste armi. Cioè, flauto è un po' scarso. Ce l'ho flauto, ce l'ho anche. No, ce l'avevo solo C1.
Va abbastanza bene per qualsiasi personaggio, I guess. Nel senso che l'avevo messo da IA che andava abbastanza bene. Però insomma, un po' scarso. Questi sono anche un po' scarsi. Ah, sì. Vanno bene per la ragazza nuova. Onestamente pensavo che c'era qualcosa tipo la cosa di Sfano. Questo mi interessa perché mi è stato detto che questa è utile, è un'arma che puoi mettere sulla Raiden. Ovviamente cercheremo di pullare l'arma della Raiden quando arriva la Raiden, quindi però mi è stato detto che tra virgolette va bene, parlare. E questo qua è per i cacchi si chiama. I guess per personaggi come Stacrose. Pensavo che c'era. Vabbè, tanto penso che comunque ci sono solo ste armi. Questa gente. No, ci sono tutte. L'auto. Ah, puoi anche ottenere personaggi, sì. Di Kirara c'è lì in mezzo, vai. Noè, cin qui, barba. Lancia di Faminus. Anzi, ottenimento 80%, mi fai schifo. Sì, però hai 1% di probabilità. Che cacchio. Aver detto solo, perché l'altra squarcia nebbia riforgiata. No, penso tutte e due. Sì, tutte e due. Io non la voglio la sua ascia, poi devo pullare per lei, va male. Più che altro il problema è che non voglio neanche pullare, perché onestamente, cioè, ho appunto guardato altri video su internet e lei sembra buonissima. Però al momento i 4 stelle che c'è dietro sono tutti trash, tranne Sacrose. Però tanto io c'ho Casua, che cacchio me ne faccio di Sacrose. A meno che me la metto in un altro team e faccio due team, uno con Sacrose e Bennett e l'altro con Coso, con Uffa, con Casua. Gli altri Candace non è trashissima, ma I guess, è abbastanza trash. Rosaria, sì, se proprio vogliamo metterla poi con cosa, però sinceramente con Ayaka, però sinceramente io me la metterei, al posto di Rosaria metterei Genie quando arrivo. Sono triggerato da spot, la spada lì. Però non voglio usare il primo gem. Dovrei farlo onestamente perché ci aiuterebbe nell'abisso, secondo me anche tanto quella spada lì. Secondo me aumenterebbe di un botto il danno di. Anche perché quella spada lì aumenta i danni critici, invece l'arma che abbiamo dato a lei in questo momento aumenta solo l'attacco base. Secondo me arriveremo a fare un buonissimo risultato con la tua arma, però ripeto appunto non saprei dirmi, nel senso che vi direi di sì, ma anche no, onestamente. Devo decidere. Quello sì. Devo decidermi e capire cosa voglio fare. Vabbè. Adesso vado a mangiare, poi onestamente vi dirò cosa farò. È compleanno di Doe. Vabbè, poi lo vedi, eh.
O a fine mese o prima della fine del mese mi Capito? piacerebbe pullare per quella arma lì, ma non lo so neanche io, ripeto. La priorità è la Raiden, se comincio a buttare su altri personaggi, cioè. Boh. Devo. Più che altro forse devo trattenere la tentazione. Però allo stesso momento lei è quella. Lei la usiamo sempre nel. Ayaka lo usiamo sempre nell'abisso. Avere la sua spada potrebbe essere, come dicevo prima, molto utile. Anche la Raiden sarà molto utile, però non posso mettere sia la Raiden sia Ayaka nello stesso team. Cioè, Ayaka deve arrangiarsi. Quindi, boh, anche lì è tutto da capire. Come fare. Vabbè. Comunque adesso vi lascio. E abbiamo messo. Maggior parte del tempo abbiamo chiacchierato. Vabbè, ci vediamo. Ciao. Non so se ci vediamo oggi pomeriggio. Non so, onestamente. Magari un pochettino. Boh. Mi dispiace che mi sono svegliato tardi. Perché adesso poi vado a dormire. Mi sveglierò, credo. Però ho dormito un po' di più, quindi magari mi sveglio un'ora prima. Però penso che mi vado a vedere un film. Poi vediamo. Ok. Tutto quello. Quindi, boh, ci vediamo più tardi, non so quando. Non so. Tanto ancora da fare le missioni che è 147 su 160. Vabbè. Ciao. Ciao ciao.